Salve a tutti ragazzi e bentrovati in questo nuovo video su Super Barakakaka. E oggi siamo su The Little Red Lie, la piccola bugia rossa. Che bel gattino. Ok, bene, sono questa ragazzina. Ragazzi, non so se è un horror o se è un platform game. Che strano gatto. Ma dove? Ah, sta lì! Madonna, non lo vedevo, si mimetizzava nella... Che strano gatto, e vabbè, lascialo perdere, no? Sembra molto affamato, diamogli qualcosa. Ma che ragazzi, non so perché, ma sono nella foresta. Vuoi vedere ragazzi che io sono cappuccetto rosso? No, c'è un uccello morto, che schifo. Ok, prendiamolo. Come si fa a prendere? Come si fa a prendere? Ok, ho preso l'uccello. L'uccello nel senso l'animale. Ok, adesso glielo diamo al nostro gattino. Ecco qua, gattino. Madonna, no, lo sta uccidendo. Perfetto. Ok, sei con... Quello è un portale? Che cazzo? Io non andrei lì se fossi in te. Infatti no, non ci volevo andare, cioè volevo solo te. Tu puoi parlare. Tutti i gatti possono parlare. Non entrare in quella foresta, c'è un lupo. Ah, lo dicevo che c'era un lupo, quindi sono cappuccetto rosso. Un lupo vive in quella foresta. Ok. E quindi il lupo è morto. Il lupo è morto, l'ho visto che un cacciatore l'ha ucciso 10 anni fa. Sono venuta qui in onore della sua. Ah, ok. Praticamente lei è venuta per onorare la memoria di sua nonna. C'è una possibilità che mia nonna sia ancora viva. Davvero? Voglio dire, se il cacciatore ha ucciso il lupo, automaticamente è morta anche la nonna, cioè no, la nonna è morta 2 volte, sia perché l'ha mangiato il lupo, sia perché... Ragazzi, c'è la possibilità che praticamente sono venuto per onorare la morte di mia nonna, però dopo 10 anni, poi tra l'altro, però c'è la possibilità che sia ancora viva. Vabbè, entriamo. Aspetta, oh, mi lasci da solo, bastardo, mi lasci da sola. Vabbè, ecco il lupo. Il lupo, vabbè ragazzi, a quanto pare il lupo non è morto, cioè il cacciatore l'ha ucciso, però non è morto. Ma la nonna è ancora viva. Non, io non, Madonna mia, come rovinare l'infanzia? Come rovinare l'infanzia? Cioè, come rovinare una fiaba d'infanzia? Vabbè, lasciamo stare. E allora, ragazzi, devo trovare mia nonna. Devo trovare mia nonna. Eccola qui, la casa di mia nonna. Nonna, sei qui? 9. Ok, non so cosa ho preso una lanterna, va bene. Ho bisogno di vino, carne e altre cose. Devo trovare questi ingredienti e metterli lì dentro. Ma scusate, ma questa è Cappuccetto Rosso oppure Le avventure della strega cattiva? Perché non ricordavo che Cappuccetto Rosso fosse così. Vabbè, non sto capendo che cosa devo fare. C'è un lucchetto lì. Devo prendere qualcosa da lì dentro. Un po', non lo so, ragazzi. Vabbè, continuiamo a giocare. Devo trovare un. Salve! Oh, porca! Madonna, ma questa è una rana? Ah! Posso passare? Ah! Aiuto! Porca troia! Non me la ricordavo, ragazzi, la rana. Quel tipo di rana in cappuccetto rosso. Non me lo ricordavo, vi giuro. Cos'è questo? Ah, finalmente ho preso quel tipo di fiore lì, saffron, no, non so come si chiama. Ok, porca miseria, questa che cos'è? Sono in una caverna. Ok, sono in una caverna, ragazzi, non so. Ah! Vaffan, c'è solo una vita, vaffan. Ok, ragazzi, non so che cosa sto a fare in questa caverna. Probabilmente devo cercare una di quei devo cercare uno di quegli ingredienti per la pozione. Cos'è questa? Ah, ok, questa è la testa di maiale, quindi dovrebbe essere la carne. Ma questo è... Quelli sono gli abiti della nonna. Vabbè, quindi è morta. Ok. Ah, mi sa che questa è la tana del lupo, ragazzi. Mi sa che questa è la tana del lupo. Vediamo un poco. Qui posso andare? No, servirebbe. Ah, servirebbe una corda. Ok, ho capito. Oh, c'è sangue.
Ok, grande, ho preso questo, ho preso anche la fune e vediamo se c'è qualcos'altro che posso. Che cos'è? Ah, ecco qui il secchio, perfetto. Ok, ho preso anche. Che cosa ho preso? Ah, sì. Ok, aspetta, le pinze mi servono per aprire questa. Ripeti la sequenza. Va bene. Una, due e tre. Successiva. Ah, questo è un po' difficile. Vabbè, deve essere abbastanza facile da ricordare. Questo. Ok. Successiva. Ok. Come prima. Esagerato. Aspetta, allora questo, poi questo, poi questo, ancora questo, poi di nuovo questo, poi di nuovo questo, oddio, poi non mi ricordo, poi questo di nuovo, questo e poi questo, mi pare, non mi ricordo. Giusto? Sì, ce l'ho fatta. Ok. Olè, ho preso il vino. Facciamo una bella bevuta? Allora, mettiamo la corda. Abbiamo tutti gli ingredienti. Oh, perfetto. Allora, per imprigionare quella bestia, segui la bestia e mixalo col sangue oppure un po' di capelli, oppure un po' di peli della creatura. E fa attenzione perché se il rituale è incorretto, la tua morte avverrà e vai, quindi dobbiamo stare attenti. Ragazzi, dobbiamo stare attenti a mescolare tutto perché altrimenti ce la vediamo davvero nera. Che cavolo ne so, raga, ma che so, la strega cattiva che fai? Che cavolo ne so. Oh, facciamo a caso, come si chiama? Speriamo che la pozione sia giusta. Ok, dobbiamo trovare il lupo, dobbiamo trovare il lupo, dobbiamo trovare il lupo. Dobbiamo trovare il lupo cattivo e dargli una lezioncina. Io non mi sarei mai aspettato, ragazzi, di affrontare il lupo cattivo. Porca troia. Ah, non so se quella era la bocca nella sua pancia oppure era il segno che gli ha lasciato il cacciatore. Gli occhi che non sono al suo posto ma sono sulle spalle, sulla schiena. Un tipo di Slender, madonna raga. Ok, andiamo. È entrata nella caverna il lupo, ragazzi. È entrata nella caverna. Oh, ah! Mi ero scordato dei pipistrelli. Ok, dobbiamo dare la pozione al lupo, ragazzi. Dobbiamo dare la pozione al lupo. Eccolo che sta dormendo. Quanti occhi c'ha? Ok, mo. Ok, perfetto. Ho usato le forbici per tagliare uno dei suoi capelli. Perfetto, perfetto. E ok, devo averlo mischiato alla pozione. Perfetto. Adesso possiamo allontanarci nella speranza che la pozione faccia effetto. Poi non so cosa succede se muore, se muoio io, perché ragazzi, se la pozione è sbagliata muoio io. Ok, allontaniamoci, allontaniamoci. Ok, bene, non succede niente. Ha funzionato. Ragazzi, abbiamo imprigionato il lupo cattivo e vai. Red, tesoro, sei tu? Chi è? Nonna? Ma come nonna? Oh, è da tanto tempo che non sento la tua voce. Nonna, che stai facendo lì? Sono stato mangiato dal lupo. Dopo tanti anni non posso credere che finalmente sei viva. Ho bisogno che mi tiri fuori da qui. Oh, certo. Ma come dovrei fare? Distruggi queste pietre e tirami fuori di qua. Vabbè, ma dai, ma come posso fare? Scusa. Ecco il gattone. Dove cacchio eri finito? No, non lo farei se fossi te. Che stai facendo qui? Sono venuto a fermarti.
per non farti fare degli errori. E, vabbè, insomma, ragazzi, sto gatto praticamente sta impedendo alla nonna, cioè sta impedendo a Red, Cappuccetto Rosso, qui di salvare la nonna, che non so se la nonna sta mentendo, perché praticamente questa qua è intrappolata nella pancia del lupo. Ma non so, mo il lupo è, non so se il lupo è morto, forse solo intrappolato, non lo so, però sto cercando di capire. Red, con chi stai parlando? Perché non mi tiri fuori da qui? Sto parlando al gatto e dice che tu sei il lupo. Un gatto? Un gatto dice che io sono il lupo. Ti senti bene, tesoro? Vabbè, in effetti tutto ciò non ha senso, ragazzi, quindi no, raga, non lo so che cosa fare. Cioè, da una parte sento mia nonna che mi dice per favore tirami fuori dalla pancia del lupo. E dall'altra sento questo gatto che dice che la nonna in realtà è il lupo. Non so a chi credere, cioè non. Niente, mi dispiace nonna, io vado, purtroppo i gatti hanno sempre ragione. Red, dove stai andando? Non ascoltarla, per favore Red, non mi lasciare. Nonna! Red sta provando ad ingannarti. Mia madre mi ha detto di non parlare agli stranieri. Se so il tuo nome, non siamo più stranieri. Va bene, il mio nome è Ascat. Che cazzo, piacere di conoscerti. Seguimi. Vabbè. Fine, no, ma dai. Perché lo fai finire così? Non ci credo. Niente, raga, praticamente mo Cappuccetto Rosso si è lasciato dietro questo incubo che mi spiace. Comunque, dai, è stato un bel gioco, però. Cioè, dai, ma vabbè, come dire, mi ha rovinato un po' l'infanzia, ragazzi. Insomma, comunque, ragazzi, spero che il gioco vi sia piaciuto. Noi ci vediamo alla prossima qui da su Barbara KKK. Tanti like, se iscrivetevi e commentate. Ciao!